15 gennaio 1929 nasce ad Atlanta Martin Luther King. Pastore di una chiesa battista in Alabama, nel 1955 guida il boicottaggio dei mezzi pubblici dopo la condanna di Rosa Parks. Il movimento per i diritti civili, di cui è il principale leader, raggiunge l'apice della sua forza nella grande manifestazione del 28 agosto 1963. In quell'occasione, davanti a una folla di 200.000 persone radunate a Washington, pronuncia il famoso discorso del «I have a dream». La legge per i diritti civili viene approvata il 10 febbraio 1964. Nel dicembre dello stesso anno, Martin Luther King viene insignito del premio Nobel per la pace. Il 4 aprile 1968 viene assassinato a colpi d'arma da fuoco su un balcone del Lorraine Motel di Memphis, Tennessee. Il giorno di questa intervista, King stava andando a consegnarsi alla prigione di Birmingham per scontare un breve periodo di detenzione per disobbedienza civile. L'intervista è avvenuta a bordo dell'aereo fra Atlanta e Birmingham, poco prima dell'arresto. Questo capitolo della nostra storia di negri americani è più duro del primo, specialmente per noi che accettiamo il metodo della non violenza. Da una parte condividiamo l'amarezza e la frustrazione dei negri che vedono le promesse non mantenute. Dall'altra siamo attaccati da coloro che ritengono la nostra fede non violenta un compromesso e un piegarsi alla volontà dei bianchi. Il fondo del problema, io credo, sta nella guerra. La guerra ha paralizzato i grandi investimenti che avrebbero potuto cambiare radicalmente la vita dei poveri di questo paese. E non è certo in nome della guerra che si può chiedere ai negri di non sentire amarezza, di non sentire frustrazione per le promesse non mantenute, il lavoro e le case prima di tutto, in un paese in cui potrebbe esserci benessere e giustizia per tutti. Per questo noi pensiamo che si deve lottare allo stesso tempo per i diritti civili e contro la guerra. Ma qual è il tuo punto di vista sul problema della violenza? Ho detto in passato, è meglio che sia sparso il nostro sangue piuttosto che quello di coloro che ci opprimono. L'ho detto perché sono disposto a morire piuttosto che uccidere. Penso inoltre che la violenza sia uno strumento non migliore dei mali che ci opprimono, perché è sempre possibile reprimere le nostre rivolte e a noi resta un peso di dolore ancora più grande. Ma la rivoluzione non violenta non è accettazione passiva. La coscienza di se stessi, che oggi i negri stanno trovando, ha il suo punto iniziale nelle grandi manifestazioni non violente degli ultimi anni. Questo è il momento dell'arresto di Martin Luther King a Birmingham. La lotta per i diritti civili, fra infinite difficoltà, ha condotto anche a risultati politici, come la elezione lo scorso mese di due sindaci negri, a Cleveland e a Gary, nell'Indiana. A Gary un negro ha vinto da solo, avendo contro i due grandi partiti coalizzati e ottenendo, nonostante ciò, oltre a tutti i voti negri, un certo numero di voti bianchi.